tutti, sono Tatiana Smirnova, acquarellista. Ho preparato per voi questo corso di lezioni online, 23 nuance della prospettiva. Sono molto contenta che voi siete riusciti a trovare il tempo per dipingere con noi. Io cerco di trasformarlo in una lezione leggera, istruttiva e rilassante. Ora prepariamo tutto quello che serve e oggi facciamo un paesaggio di campagna con ponte e percorso fluviale. Guardiamo cosa ci aspetta oggi. Sulla foto referente vediamo un paesaggio con ponte, con percorso fluviale, con la massa degli alberi che scendono verso l'acqua, e a parte sinistra vediamo una casa tipica di campagna. Quindi come genere artistico noi abbiamo paesaggio, e guardiamo un attimino come trasformare una foto in un'immagine interessante dal punto di vista di disegno e di acquarello. Intanto prepariamo foglio da schizzi, foglio da disegno. Io uso questi cartoncini che io ne ho tanti, sono comodi, e prima vediamo come strutturare la composizione. E bozzetto che ci aiuta dopo anche a lavorare con i colori, potrebbe essere anche piccolo, di dimensioni così. Ecco, io ne faccio un attimo più grande per farvi vedere meglio. E come vedete, formato dal nostro lavoro orizzontale, quindi dentro il foglio posizionato in una maniera orizzontale, cerchiamo di fare un finestrino di nostro lavoro. E come vedete, ogni lato di questo rettangolo che è venuto è stato diviso a tre parti uguali, in orizzontale e anche in verticale, e dopo tracciamo le linee e vediamo che esce fuori una specie di griglia. Questa griglia ci aiuta ad organizzare il nostro foglio in una maniera logica e ci aiuta a vedere meglio la composizione armoniosa. Ora facciamo questo lavoro per nostri lavori futuri. Questo finestrino sulla carta da disegno potete preparare prima, in anticipo, e quindi perdiamo meno tempo per fare questo lavoro durante la lezione. Ora dividiamo ogni lato di rettangolo a tre parti e tracciamo queste linee. Ecco, questa è la prima cosa che dobbiamo fare. E come abbiamo già detto, il genere artistico, il paesaggio, qualsiasi paesaggio, paesaggio di mare, una marina, paesaggio di campagna, paesaggio urbano, qualsiasi paesaggio sempre inizia da linea dell'orizzonte. Quindi prima cosa che dobbiamo stabilire è la linea dell'orizzonte. Guardando il nostro referente, la linea dell'orizzonte praticamente è linea apparente che divide gli spazi, nel nostro caso gli spazi tra cielo e tra terra. E vediamo, in questo caso possiamo considerare questa linea sopra il ponte sopra il ponte dove ci sono piedi di montagna, possiamo considerare come la nostra linea dell'orizzonte. Questa linea è fondamentale perché tutte le costruzioni che dobbiamo dopo mettere sul nostro foglio hanno corrispondenza, hanno rapporto con questa linea dell'orizzonte. Importante ricordare la regola che non bisogna mai collocare la linea al centro del foglio, evitare questa simmetria tra cielo e terra. Ora, avendo questa nostra griglia, noi possiamo senza fatica trovare la posizione della linea dell'orizzonte un attimino più giù da un terzo e più su dalla metà di foglio. Se metà di foglio circa questa altezza, questa sarà posizione della nostra linea dell'orizzonte. La linea dell'orizzonte deve essere bella dritta, quindi io cerco con le matite misurare, verificare che sia giusto e tracciare la linea dell'orizzonte.
Questo lavoro cerchiamo di fare a mano libera, senza usare naturalmente righello, perché così possiamo allenare la nostra mano e il nostro occhio. Quindi questa è la linea dell'orizzonte. Dopo guardiamo cosa noi abbiamo. Abbiamo la zona centrale occupa nostro ponte. A parte destra abbiamo come la massa degli alberi, bella voluminosa. A parte sinistra abbiamo la casa e percorso dell'argine di questo fiumiceatolo e la strada che passa sopra. Quindi tutti questi oggetti, noi i territori, noi dobbiamo mettere sul nostro foglio. Prima di cominciare a particolareggiare, disegnare il comignolo della casa, dobbiamo capire quanto grande e dove posizionare questa casa. Quindi tutto quello che è giù dalla linea dell'orizzonte è spazio di terra dove noi dobbiamo mettere il ponte, alberi e la casa. Come vedete, la massa degli alberi occupa quasi metà di foglio, quindi questi rami sporgenti arrivano quasi a metà di foglio e quindi noi proviamo a mettere con segni leggeri le dimensioni di questi alberi e come vedete i piedi degli alberi quindi iniziano circa partono da un terzo, quindi se abbiamo la griglia possiamo trovare questo punto di partenza di piedi della massa degli alberi senza fatica. E il ponte occupa la parte centrale, solo che noi abbiamo imparato che bisogna evitare la simmetria, che molto spesso succede, la chiamo la sorella di monotonie, perché è una cosa ripetitiva. Quindi noi cerchiamo di posizionare il ponte leggermente spostato verso l'albero, verso destra. Quindi come vedete l'arco del ponte, noi proviamo a fare un attimino spostato verso destra da metà di foglio, circa questa posizione, e abbiamo detto che la parte sopra di ponte, questa è la testa del ponte, la chiamiamo, è più giù dalla linea dell'orizzonte, quindi lasciamo questo spazio tra l'orizzonte e il ponte, così, e altezza di ponte viene guardate circa così, perché il ponte finisce prima degli alberi, quindi più alta la linea, e mettiamo intanto questi segni leggeri più su dalla linea di piedi degli alberi. A destra noi abbiamo la casa. La casa inizia dopo il ponte, quindi se guardiamo che ponte finisce qua, c'è distanza. Nel nostro caso noi possiamo anche avvicinare leggermente la casa verso il ponte, quindi direi che dalla linea di un terzo noi possiamo cominciare la nostra casa, i piedi della casa leggermente più giù dalla linea dell'orizzonte e più su dal ponte, come vedete, e altezza di casa circa così, perché vediamo sulla foto che c'è abbastanza spazio di cielo sopra il tetto. Invece gli alberi, come vedete, alberi escono fuori dalla composizione, fuori dal nostro foglio, e così noi possiamo creare senso della profondità giocando con forme grandi, piccole e medie. Come vedete, quindi le dimensioni di primo piano degli alberi sono più grandi rispetto di casa, e così noi cerchiamo sviluppare questo senso di profondità. Ecco, quindi intanto, come vedete, noi prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo tracciato le dimensioni di oggetti che dobbiamo dipingere senza mettere tanti particolari. L'ultima cosa che mi rimane è il percorso della strada. Di qua dobbiamo ricordare di fare la linea spezzata che è curvata, nonostante che la strada si gira, fa la curva qua e entra sopra ponte, passa sopra ponte. Noi cerchiamo di dividere gli spazi di questo percorso della strada con le linee spezzate, quindi fare
così, ecco. Dall'inizio della strada, dalla superficie di strada, fino ai piedi di ponte che entrano nell'acqua, c'è lo spessore dell'argine, quindi la linea viene così un po' in diagonale. Quindi noi dobbiamo intanto abbozzare, tracciare lo spessore dell'acqua che ha questa inclinazione e scende dolcemente in acqua. Solo che ripeto che le linee devono essere un attimino spezzate, non curvate così, dolce, più spezzate, perché addolcire la linea è più facile. Però la linea spezzata è sempre più... Dal punto di vista di disegno, crea meno problemi rispetto di queste linee lisce, curve. E adesso ci concentriamo sul disegno della casa. Come vedete dalla foto, la facciata principale noi vediamo di fronte, quindi ha la posizione frontale. Quindi noi la dipingiamo come vediamo, e come vedete la forma è molto semplice, la forma rettangolare. Invece la parte laterale noi vediamo inclinata verso punto di fuga. Ora vediamo come si può dare questo senso di tridimensionalità di nostra casa sul nostro disegno. Ho preparato un piccolo semplice schema. Come vedete, questa è la nostra linea dell'orizzonte, questa è la parte frontale, quindi noi dipingiamo, ripeto, come vediamo, una forma non deformata, un rettangolo corretto, e la parte laterale va verso punto di fuga e vediamo questo lato con deformazione prospettica. Quindi dobbiamo capire dove posizionare i piedi della casa rispetto della linea dell'orizzonte. Come vedete, la linea dell'orizzonte passa sopra ponte, i piedi di casa sono più giù dalla linea dell'orizzonte, dove c'è territorio della terra. E guardiamo un attimino come possiamo fare sul disegno. La linea dell'orizzonte, i piedi di casa leggermente più giù, e fino a un terzo abbiamo tracciato le dimensioni di tutta la casa. Quindi noi dobbiamo lasciare spazio per la parte laterale, e la facciata inizia da questa linea. Poi sopra abbiamo segno di altezza della casa, ma questa è altezza di casa insieme con tetto, quindi dobbiamo togliere altezza di tetto. Come vedete, tetto non è molto alto, quindi è sufficiente lasciare questo territorio per il tetto, e dipingiamo intanto un rettangolo normale. Dopo noi vediamo che c'è una parte sporgente, quindi una parte sporgente, quindi disegniamo l'altra linea e poi lo spessore di questa parte, quindi la parte viene avanti. Intanto noi disegniamo solo le linee verticali, tutte parallele allo spigolo di questa facciata, allo spigolo verticale, tutte le linee parallele come margine del foglio. Ecco, e come vedete dallo schema, per tracciare, per capire come posizionare correttamente questa parte laterale, noi dobbiamo individuare gli spigoli di questo rettangolo della facciata, e mettiamo due punti, in questo caso perché noi siamo interessati a questa parte, in totale sono quattro come vedete, però a noi interessano questi due che guardano verso ponte, e da questi punti
punti, noi tiriamo le linee fino all'orizzonte. Sulla linea dell'orizzonte si trova punto di fuga, punto foco, punto dove si uniscono queste linee della prospettiva. In questo caso, quando noi abbiamo solo una parte della casa inclinata, quindi deformata, questa tipologia della prospettiva si chiama la prospettiva lineare. Quindi da spigoli di facciata principale noi tiriamo due linee. La domanda di solito, dove posizionare questi punti di fuga? Perché si trovano di qua e non di qua e non di qua? In pratica si può stabilire, siccome noi facciamo una immagine, noi dipingiamo dal vivo. In questo caso noi possiamo stabilire a nostro piacere dove vogliamo, perché non è che si cambi molto aspetto del disegno, però se vogliamo essere precisi, di solito si fa proiezione dalla linea del tetto, quindi da questo spigolo sul disegno che abbiamo messo, che abbiamo segnato con i punti, e dai piedi, circa così. Solo di qua guardiamo che l'argine, lo spessore di argine è più alto rispetto della casa, quindi i piedi di casa naturalmente non si vedono tanto bene. Io posso immaginare che siano così e fare una proiezione della linea di tetto e dei piedi di casa, e dove si uniscono, quindi uniscono come vedete, ecco, quindi arrivano fino a questo suo punto di fuga sulla linea dell'orizzonte, dove si incrociano, e qua quindi posizione del punto di fuga. Proviamo a mettere in pratica quello che abbiamo detto. Quindi prendiamo il nostro foglio. Abbiamo detto che questi sono gli spigoli della facciata davanti, e tiriamo verso l'orizzonte la linea così e così. Quindi circa sopra il ponte possiamo posizionare questo nostro punto di fuga. Di qua vi ho messo segno per chiamare questo punto di fuga, quando uno si chiama di solito si mettono nome O, però su disegno naturalmente non serve fare. Ecco. E questo punto di fuga ci servirà anche per mettere segni delle finestre, perché qua le finestre davanti noi le facciamo senza nessuna fatica, perché sono piccoli rettangoli dentro la facciata. Invece di solito le finestre sono allineate in orizzontale e anche in verticale. Quindi per correttamente disegnare le altre due finestre che si trovano sulla facciata inclinata verso ponte, noi dobbiamo proiettare questi rettangoli verso spigolo, e da spigolo, quindi noi troviamo gli altri due punti, sempre andiamo verso il nostro punto di fuga. E queste linee, due linee guide, ci aiutano a creare due finestre sulla parte laterale. E come vedete, noi le vediamo molto, molto strette. Quindi basta fare due striscioline con la matita e vengono fuori queste finestre, posizionate sulla parte inclinata della casa. Ora proviamo a mettere tutti questi particolari sul disegno. Quindi abbiamo tracciato le linee verso punto di fuga e abbiamo già segno dove si finisce la casa, quindi così. E questa è la linea del tetto che viene inclinata verso l'orizzonte. Di qua invece, come vedete, piedi di casa sono più giù leggermente, ma sono più giù dalla linea dell'orizzonte, quindi questa linea va su verso punto di fuga. E ci ricordiamo che punti di fuga 1 o 2 o 3 si trovano sempre sulla linea dell'orizzonte. Se dovessimo disegnare qua l'altra casa in posizione diversa, quindi l'altra casa naturalmente avrà i suoi punti di fuga si trovano sempre su questa linea dell'orizzonte che abbiamo messo sul nostro disegno. Quindi
Questo ci ricordiamo. Ecco, dopo possiamo fare le finestre, quindi facciamo finestre sulla facciata davanti, sono piccole rettangole, e come abbiamo detto, dopo proiettiamo le linee delle finestre verso spigolo, da spigolo di nuovo colleghiamo due linee verso punto di fuga. Queste linee guida aiuta a creare due finestre su lato. Ecco. Dopodiché proviamo a disegnare il tetto, quindi la linea del tetto, così questo tetto ha quattro spioventi, quindi possiamo fare così, così. E la linea di tetto, perché tetto è più largo rispetto della scatola della base di casa, rispetto dei muri, quindi sporgente, e di qua noi abbiamo un punto nuovo da dove tiriamo sempre la linea della prospettiva verso il punto di fuga, e così noi ritroviamo questa parte sporgente di tetto che si può vedere. Quindi no, la casa comincia già a uscire fuori. Adesso guardiamo come risolvere il problema con questa parte di casa sporgente. Quindi naturalmente di qua c'è un angolino, e questo angolo deve essere costruito sempre rispettando le linee della prospettiva verso punto di fuga, però c'è una piccola diciamo che una piccola furbizia che ci aiuta a fare meno fatica, perché di qua questa parte coperta dal tetto inclinato, e questo tetto, questa parte di tetto non ha corrispondenza con la linea dell'orizzonte, quindi perché ha inclinazione diversa, e quindi facendo questa parte di tetto io nascondo esattamente questo spigolo della casa, questa parte che sporge, e sotto, che in teoria anche di qua dobbiamo vedere questo angolo, sotto abbiamo detto prima che noi non vediamo esattamente i piedi di casa, perché altezza di strada va su, quindi l'argine è più sopra, spessore di argine è sopra di piedi di casa, quindi mi nasconde visualità, io non vedo, io vedo solo la strada che mi taglia la visione di piedi di casa. Quindi noi possiamo finire di qua disegno della strada senza precisare i piedi di casa. Questo sarebbe un piccolo segreto, piccolo trucco che possiamo noi sfruttare nel nostro disegno senza diventare lavoro molto più pesante. Di qua manca l'altra finestra, possiamo aggiungerla, e se volendo possiamo aggiungere anche le altre due, oppure di qua, come vedete, c'è un segno di garage, possiamo fare l'altra specie di tettoia che copre ingresso nel garage, e portone di garage con finestre. Così abbiamo sistemato la nostra casa. Dietro la casa noi vediamo massa degli alberi, che di solito le case contornate dagli alberi, e guardiamo altezza degli alberi leggermente più bassa dell'altezza di casa. Quindi noi così possiamo mettere segni di questi alberi e tratteggiare un attimino, perché questa la massa è più scura rispetto della casa. Noi possiamo mettere segni di qualche tronco che si vede in lontananza. Eccoci qua. E poi, come abbiamo detto, in fondo
Noi abbiamo profilo della montagna, che leggermente, vedete questa striscia azzurra in fondo della nostra foto, sarebbe un profilo della montagna che anche noi, quindi proviamo a mettere, alleggeriamo un attimino dalle linee di costruzione, disegno, e mettiamo questo profilo, questa striscetta che dobbiamo ricordare che è questa striscia delle montagne in lontananza. E ora siamo pronti per completare il ponte. E vediamo un attimino come sistemare, completare il disegno di ponte. Abbiamo tracciato, diciamo che la parte sopra, che è leggermente più giù dalla linea dell'orizzonte, quindi di qua, come vedete, la luce rimane la striscia molto molto chiara. Abbiamo detto che spostiamo l'arco di ponte verso destra. Ponte ha lo spessore, quindi adesso abbiamo messo solo segni di altezza, ma c'è anche larghezza. E questa larghezza si vede appena appena. Guardate che di qua noi vediamo questo lo spessore. Quindi praticamente noi mettiamo una linea inclinata, così un po' in diagonale, verso anche questo, verso l'orizzonte. E di qua dobbiamo ripetere la linea dell'arco per trovare lo spessore, per segnare lo spessore del ponte. Questa è la linea dell'acqua dove ponte entra, colonne di ponte entrano nell'acqua. E di qua noi mettiamo, ecco, segno che limita la misura del ponte. Quindi a sinistra da questo segno, e poi noi abbiamo lo spessore dell'argine e abbiamo tracciato solo con le linee spezzate questo percorso della strada che fa di qua, si gira la strada verso di noi, e dobbiamo adesso mettere segni dell'argine. E di qua, come anche con la strada, meglio usare le linee spezzate perché sono più convincenti dal punto di vista del disegno, le linee spezzate piuttosto che linee curve. E intanto tagliamo questa parte. Questo viene, guardate che quasi parte questa parte di argine davanti, guardate che parte quasi da metà di foglio e in diagonale, così fa un bel taglio. Quindi tutta questa linea in diagonale da direzione di argine, che l'argine scende in, così guarda, come vedete l'argine scende in, così in diagonale, con una inclinazione verso l'acqua, e queste linee dà ritmo, dà direzione a questa largine che scende verso l'acqua. Questo dobbiamo ricordare, questo ritmo in diagonale, perché servirà dopo anche quando cominciamo a lavorare coi colori. Quindi abbiamo tagliato e adesso abbiamo tracciato questo percorso dell'argine. Dopo, se vogliamo addolcire le linee, possiamo leggermente fare, però ripeto che dal punto di vista di disegno le linee spezzate creano meno disturbi, sono più convincenti. Ecco, e quindi noi abbiamo dato direzione all'argine. Manca completare la parte destra, la parte degli alberi, e questa è la forma, come vedete, la forma degli alberi, della massa degli alberi. Noi abbiamo sempre chiamato la massa perché non è un albero singolo, ha la massa proprio, quindi sono più di uno. E la forma degli alberi, la forma irregolare, se la forma della casa è la forma concreta, la forma degli alberi irregolare. Quindi noi dobbiamo con la matita fare solo segni di
di questa chioma degli alberi che scende verso l'acqua. Ecco, possiamo dire che disegno quasi completato. Adesso ora di armarsi una matita morbida e mettere in vita i valori tonali. Quindi noi da questo bozzetto dobbiamo capire dov'è la parte più chiara e dov'è la parte più scura in assoluto del nostro disegno. Quando noi abbiamo difficoltà di capire dov'è la parte più chiara e dov'è la parte più scura, di solito si può usare questo metodo che è guardare da distante e con gli occhi semichiusi, perché così tutto disegno diventa come un attimo sfocato e noi vediamo solo le macchie più chiare e più scure, e così facciamo magari meno fatica di capire e risolvere questo problema. E come io, ad esempio, dalla nostra foto referente, vedo che la parte più scura in assoluto è questo l'arco del ponte che noi vediamo contro luce, e questa parte più scura in assoluto. Dopo noi abbiamo riflesso che proietta ponte sull'acqua, il riflesso che proiettano gli alberi sull'acqua. Quindi è questa seconda massa più scura. Dopo noi abbiamo anche la casa, perché noi vediamo la casa contro luce, e la parte più chiara, la strada, noi vediamo questa propria striscia di luce, e quindi noi proviamo a tracciare con questi valori tonali. Quindi con tratteggio cerchiamo di intensificare la parte del punto, quindi tratteggiamo perché così sul disegno si può capire che il ponte è molto scuro. Adesso noi non parliamo della tecnica di tratteggio, solo che a noi è importante di mettere questi segni, questo riflesso, e riflesso in acqua che proiettano gli alberi. Dopo abbiamo già messo tratteggio degli alberi vicino alla casa, e guardiamo, quindi questa è la facciata leggermente vicino, attaccata agli alberi, leggermente più chiara rispetto di questa massa, e questa parte di casa è più scura. L'altra cosa che dobbiamo capire facendo questo bozzetto, noi dobbiamo avere l'idea è molto chiara da dove arriva la luce. Allora, quando noi facciamo fatica di risolvere anche questo problema, bisogna guardare a volte, quindi le parti più illuminate, e bisogna guardare le ombre che proiettano. Quindi, come si dice, se vuoi trovare la luce, bisogna guardare e ricordare delle ombre. Se quindi noi dobbiamo vedere le ombre proiettate, quindi da senso apposta proviene la luce. Guardando questa nostra immagine, noi vediamo che, ad esempio, questo segnale stradale che è entrato nella nostra composizione, che nel lavoro dopo l'abbiamo eliminato perché a volte non serve mettere tutto ciò che vediamo sulla foto. Ah, noi dobbiamo fare lavoro artistico, quindi sintetizzare quella che vediamo, quella che è stato scattato. E come vediamo, di qua l'ombra viene proiettata sull'argine, quindi la luce arriva dalla parte sinistra in alto perché noi vediamo la strada dove batte il sole con tutta la sua forza, l'argine
la parte sinistra degli alberi. Quindi così noi possiamo individuare la provenienza della luce. Se volete possiamo mettere anche una freccia così sul bozzetto, perché questo bozzetto a noi serve per capire dopo come procedere anche con i colori. Quindi possiamo anche mettere qua la provenienza della luce, che ci ricordiamo che proviene dalla parte sinistra, e finire questi nostri tratteggi leggermente. L'argine quindi prende intensità molto più leggera rispetto al ponte, quindi leggermente noi la tratteggiamo così. Questo lavoro si potrebbe fare anche con carboncino, perché con carboncino noi facciamo molto più velocemente, chiudiamo la massa e possiamo dopo strofinando dare questi valori di tonalità. Invece con la matita ci vuole un po' di tempo per completare. Noi intanto oggi noi facciamo questo lavoro con la matita più morbida, così possiamo dare, ecco, idee delle chiome delle alghe. Come vedete, queste chiome hanno la forma un po' così a pallina, la forma tonda, la forma sferica, e quindi noi dobbiamo ricordare che una parte viene illuminata, l'altra viene più ombreggiata. Ecco, dopo mettiamo tutti i segni di movimento dell'acqua. Ecco, e così direi che abbiamo completato il nostro disegno. Ripeto che disegno, questo qua, disegno preparatorio, uno studio della nostra composizione o ricerca della composizione, quando noi trasformiamo la foto referente in un lavoro artistico. Ripeto che bisogna non copiare la foto, perché di solito, e questo è quando noi non sappiamo come strutturare la composizione, noi cominciamo a copiare senza a volte capire quello che dobbiamo fare. Cerchiamo solo copiare le linee. Invece quando noi sappiamo la logica, tutto diventa molto più facile, e noi, che è molto importante, sappiamo perché è così, così e così. Ecco, ripeto che disegno, questo qua schizzo, può essere molto più piccolo, così si impiega meno tempo, lasciando più spazio al disegno, e al disegno su foglio da acquarello, su foglio pulito, e ad acquarello stesso. Quindi questa è la parte di disegno, abbiamo finito, e adesso prepariamo foglio da acquarello. Ora prepariamo foglio da acquarello. La carta da acquarello dovrebbe essere di 100% di cotone, la grana fine o ruvida indifferente, con quale voi trovate meglio. Il foglio prendiamo non tanto grande, di solito io uso un quarto di foglio sciolto di queste dimensioni che vedete. Il foglio attacchiamo sul supporto, su una tavoletta con nastro adesivo, e con stessi ragionamenti che abbiamo appena finito fare, trasferiamo il nostro disegno su foglio d'acquarello. Solo ricordate che la carta d'acquarello è un materiale molto delicato, perciò questi segni devono essere minimi. Cambiamo la matita e prendiamo la matita più dura, HB, potrebbe andare bene. E segni della nostra griglia che ci serviranno come punti di riferimento, noi possiamo mettere su nastro senza sporcare foglio. Anche tutti i tratteggi che abbiamo messo sul disegno, sul bozzetto, sulla carta da acquarello, noi non dobbiamo fare. Per questo tutto il lavoro sporco abbiamo finito e abbiamo lasciato su schizzo. Il bozzetto serve per questo. E adesso vi lascio un attimo per fare lavoro, per trasferire il disegno, e ci troviamo tra poco. Allora, siete riusciti?
trasferire il disegno? Molto bene, sono convinta che voi siete stati bravi. Ora prepariamo i colori, l'acqua, colori e pennelle. Pennelle servono di vari numeri, di varie grandezze. Prima serviranno pennelli grandi e voluminosi, potrebbe essere la forma tonda oppure piatta, potrebbe essere anche un pennello così, una specie di pennellessa, perché questi pennelli servono per bagnare il foglio. Siccome noi facciamo acquarello, l'acqua è una sostanza fondamentale. Dopo ci servirà un pennello morbido di pelo naturale, potrebbe essere lo scoiattolo oppure pelo sintetico, ma devono avere la forma tonda e la punta così sottile. Questi pennelli, nonostante che abbiano il volume, hanno la punta molto sottile che permette a fare molti particolari. Dopo servirà un pennello sintetico appuntito, sempre la forma tonda, perché questi pennelli, rispetto di quale pelo naturale, contengono meno l'acqua e più colori, e dove servirà ottenere intensità di colore più scura, questi pennelli fanno un bel servizio. E dopo un paio di pennelli piccoli, sottili, che servono per fare i particolari e mettere segni grafici. Tutto quello che volevo dire dei pennelli, e parliamo dei colori. La scelta dei colori dipende molto dal carattere del nostro paesaggio. Come vi ricordate, oggi noi abbiamo un paesaggio primaverile con verdi molto accesi, molto brillanti. Perciò questa idea di verdi brillanti naviga, mi spinge a scegliere certi colori. Poi di solito io seguo una regola nella scelta dei colori, che nella qualsiasi tavolozza, per qualsiasi paesaggio, ci sono sempre tre colori di base: gialli, rossi e blu. Questi sono i colori che noi usiamo oggi. Come vedete, sono sei, e tra questi sei sono due gialli, rosso e due blu, quindi giallo di cadmio, ocra gialla, terra di siena bruciata, blu intensa, che potrebbe essere sostituito questo colore con blu di Prussia, che è un attimino più spento, meno brillante, però aspetto del nostro lavoro non si cambierà molto. Blu oltremare, seppia. E siccome noi abbiamo questi verdi molto brillanti, ho aggiunto alla tavolozza due verdi pronti, due verdi già fatti, uno verde scuro e l'altro verde magio. Questi due colori ho trovato nella tavolozza di White Night, ma potrebbero essere sostituiti anche con le altre marche, questo non è importante. Limitando tavolozza, quindi scegliendo volutamente pochi colori, io cerco di ottenere varie sfumature. E quando sono pochi colori, nella qualsiasi miscela, loro rimangono sempre in armonia cromatica. Quindi non ci sarà nessun colore che comincia a disturbarmi, che stona. Quindi questo principio che uso sempre lavorando con i paesaggi. Ora prepariamo i colori, vi lascio un secondo per farlo e prendiamo il pennello grande, pennello voluminoso in mano e prima cosa che dobbiamo fare è bagnare bene il foglio. Con pennellate libere, così abbastanza energicamente facciamo questo lavoro. E aspettiamo, non partiamo subito, aspettiamo un attimo che la carta assorbe l'acqua,
smette a luccicare, perché se adesso guardiamo il foglio contro luce, noi vediamo che foglio ha la superficie luccicante, quindi vuol dire che è ancora troppo bagnato e l'acqua non ha fatto la sua azione, quindi aspettiamo che si prepara la carta, e mentre si prepara la carta noi prepariamo la prima miscela dei colori. Primi partono i colori caldi, quindi nella nostra tavolozza ci sono colori caldi, gialli e rossi, quindi questa parte della tavolozza lavora, e prepariamo giallo di cadmio molto, abbastanza acquoso, perché noi dobbiamo seminare la luce, riscaldare il nostro lavoro, quindi dare prima stesura molto anacquata. Quindi prendiamo pennello sintetico o naturale, di questa grandezza, forma tonda con la punta, e sulla tavolozza prepariamo prima miscela di giallo con una goccia di ocra, un po' troppo, e cerchiamo di diluire bene questi due colori con acqua. Aspettiamo ancora un po', perché vediamo che di qua ha cominciato, questa zona non luccica più, quindi sarebbe già pronta. Di qua ancora c'è abbastanza acqua, quindi aspettiamo un attimino prima di partire. Eccoci qua. E adesso guardiamo contro luce se tutto a posto. Succede quando noi attacchiamo la carta d'acquarella con lo scotch, quindi fissiamo tutti i lati, succede che dopo aver bagnato foglio la carta si imbarca. Questa è una cosa normale, quindi dopo, quando il lavoro sarà finito e viene asciutto, si stende, e quindi queste onde di carta non rimarranno, quindi non bisogna preoccuparsi più di tanto di questo fatto. E allora la carta è pronta, siamo pronti anche noi, e con colore caldo noi cominciamo a riscaldare l'orizzonte. Quindi noi partiamo non da sopra del foglio, ma partiamo dalla linea dell'orizzonte e facciamo passi avanti, quindi pian pianino, creando i piani e sviluppando senso di profondità nel nostro lavoro. Ecco, riscaldiamo leggermente con colore questo giallo molto anacquato. No, ripeto che più acqua che colore, quasi l'acqua leggermente sporcata con colore giallo. Lasciamo qualche pennellata anche sotto, e dopo prepariamo il colore di cielo, colore blu intenso. Anche questo colore viene molto molto diluito. Solo dobbiamo ricordare che vicino a noi, quindi sopra del nostro foglio, che questa parte è più vicina dal punto di osservazione, è più intenso. Più che cielo si allontana da noi e si avvicina all'orizzonte, la sfumatura diventa sempre meno più leggera, quindi intensità cala. Quindi di qua il colore vicino a noi più intenso verso l'orizzonte è più chiaro. Quindi io devo, stendendo il colore di cielo, ricordare che sopra foglio, quindi più vicino a noi, il colore più intenso, quindi la striscia intensa di colore, dopo viene sfumata, tirata con l'acqua. E adesso noi siamo arrivati dove abbiamo messo prima colore giallo, quindi per evitare
l'effetto di verde, mezzo cielo, noi dobbiamo arrivare a gialli solo praticamente con l'acqua. E così l'acqua fa fusione tra questi due, tra parte calda e fredda, e unisce dolcemente questi due colori. Se abbiamo fatto giallo troppo intenso e anche blu, succede che in mezzo noi abbiamo una riga molto evidente, molto marcata. Io lo chiamo effetto bandiera. Quindi noi dobbiamo cercare di avere questo l'effetto bandiera, quindi sempre ci ricordiamo di aggiungere una giusta quantità di acqua per diluire i colori, perché l'acqua aiuta a fare camminare i colori sul foglio e aiuta a fare fusioni tra i colori. Per questo l'acqua aiuta a muovere i colori. Ecco, e adesso noi dobbiamo riscaldare con colori accesi primaverile la parte sotto. Quindi adesso noi, come nel disegno, abbiamo creato le masse, anche adesso con i colori dobbiamo prima distribuire le masse cromatiche. Quindi adesso noi dobbiamo dedicare tempo a questo spazio verde e alla massa delle piante a destra. Foglio è ancora umido, abbiamo ribagnato con prima stesura di colore, quindi l'acqua sempre aiuta a aprire i colori, creare questo l'effetto morbido della chioma degli alberi. Intanto prendiamo questo verde maggio, che come vedete è molto molto acceso, questo colore brillante, quasi fosforescente. Un attimino lo spegniamo con una goccia di ocra, leggermente aggiungiamo una goccia di ocra. E di qua, come vedete, la sostanza meno acquosa, quindi noi usiamo più colore che acqua. E con questo colore sempre caldo, acceso, noi con pennellata corta cerchiamo di seguire direzione dell'argine. Così con pennellate corte cerchiamo di dare già questa direzione discendente. Dopodiché possiamo modificare, aggiungere un po' di terra di siena bruciata nel verde maggio, lo rende diverso. E poi aggiungiamo un po' di blu. Meno brillante. Questa è la parte di ombra. Cerchiamo di qua, perché sul primo piano non vediamo questo ritmo diverso di erba, quindi di qua, come vedete, la pennellata cambia un attimo direzione e diventa più verticale che orizzontale. Noi cerchiamo già da prima questa stesura di colore, avere giusta consistenza. Come vedete, di qua i colori sono molto corposi, perché quando saranno asciutti perdono quasi 2 toni di sua intensità. Quindi se io voglio questo effetto acceso senza dopo ripassare tante volte sopra, dovrei dare questa giusta intensità dalla prima stesura. Come vedete, di qua foglio era bagnato e colore è andato a camminare un po' fuori. Quindi io prendo fazzolettina di
di carta e asciugo dove il colore è scappato. Non è successo niente di grave. Ecco, e adesso noi passiamo a creare le frode degli alberi. E anche di qua, come ricordate, procedimento da chiaro a scuro. Quindi prima prepariamo miscele molto chiare, ad esempio giallo di cadmio insieme con verde, insieme con blu intenso, danno un verde diverso da quello che abbiamo appena fatto sull'erba. E come vedete, la carta, ripeto, ancora umida, facendo le pennellate piccole, quindi praticamente a puntini, e lavorando senza tanta velocità, abbastanza lentamente procedo. Guardate cosa succede: il colore si apre e crea questo effetto molto morbido. Dopo possiamo aggiungere un po' di ocra, quindi cambiamo un attimino verde, l'altra sfumatura, e questa invece la parte esterna della chioma. E di qua mi piacerebbe avere questo effetto morbido, invece dentro, che dopo dobbiamo ancora intervenire con gli altri colori, la pennellata può essere più veloce, più svelta, e noi creiamo tutta la massa di verde. Possiamo lasciare anche un po' di bianchi, perché di qua questi bianchi, quando la luce cade, la luce molto intensa, noi vediamo questo riflesso diretto del sole, e alcuni foglioline brillano, sembra che siano bianchi. Quindi cerchiamo di fare questo effetto anche noi. Come vedete, alla fine conta molto la nostra capacità di osservare, perché questi piccoli particolari si può notare solo osservando la natura. E adesso cambiamo un attimino sfumatura di verde, prendiamo blu di Prussia insieme con ocra, che diventa ancora colore diverso. Come vedete, adoperando pochi colori, io cerco di mescolare tutti i miei componenti tra loro, ottenendo le sfumature diverse, variare colore. E come avevo già detto, la pennellata è sempre corta, e la pennellata deve sottolineare la forma. Abbiamo detto che la chioma degli alberi, queste fronde, hanno la forma tonda, quindi io con pennellate corte cerco di sottolineare, dare queste idee di chioma, di queste fronde tonde. Quindi la pennellata sottolinea questa forma. Dopo oscuriamo ancora un attimo, e dove c'è la massa più densa intensifichiamo il colore. Dopo possiamo intervenire con blu quasi aperto, quasi puro, perché colore, finché che la zona di lavoro è umida, colori camminano e si mescolano tra loro direttamente sulla carta. Quindi questi interventi a volte aiutano a non avere il colore uniforme, quindi staccando, separando praticamente questi colori uno dall'altro. Quindi oltre verde abbiamo intervenuto con questo blu acceso, mescolandosi tra loro,
il colore viene più movimentato. Poi possiamo, oltre che aggiungere colore, possiamo anche toglierlo usando il pennello morbido, ad esempio pennello di scoiattolo, perché scoiattolo ha pelo morbido e prende bene l'acqua. Posso anche togliere con il pennellino pulito strizzato, posso togliere anche un po' di colore, perché la chioma ha una forma, non è compatta, perciò si vede attraverso la chioma, si vede anche un po' di luce. Li posso fare così, anche non solo aggiungere ma anche togliere. E di qua verso l'acqua la massa di verde è più scura, più intensa, perciò io prendo blu oltremare insieme con verde foresta, che è questo verde molto molto, questo verde molto scuro, blu oltremare, e per renderlo un attimino più caldo aggiungo sepia. Viene un colore molto scuro e con questo colore cerco di completare la parte sotto. E riprendo stesso colore, questo scuro, verde molto scuro, riprendo anche sulla parte di riflesso già in acqua. E se vogliamo fare scendere i riflessi nell'acqua, dobbiamo lavorare in verticale. Queste pennellate di riflesso vengono stese in verticale, perché dopo con movimento delle onde lavoriamo in orizzontale, e così noi possiamo dare senso di acqua, ma il riflesso rimane dentro. Con pennello acquoso, solo con l'acqua possiamo anche ammorbidire, segno delle pennellate se vediamo che sono un attimo rigide, perché adesso il foglio comincia già asciugarsi. E adesso noi abbiamo l'altro gruppo degli alberi vicino alle case, ma prima di farle facciamo la striscia azzurra di montagne in lontananza. Di qua no, lavora la regola di prospettiva aerea, quindi gli oggetti lontani da noi prendono le sfumature fredde della massa di aria, quindi perciò la montagna che noi vediamo in lontananza, di solito noi vediamo con questi colori violacei, blu intensi, perché lavora questa regola della prospettiva aerea, quindi gli oggetti lontani prendono le sfumature fredde della massa di aria, le sfumature blu, viola. Quindi noi prendiamo questo nostro colore blu oltremare, prendiamo una goccia di viola che non c'era nella nostra tavolozza, ma la aggiungiamo un attimino e stendiamo questa striscia di montagna in lontananza. Si vede appena appena, e poi con pennellino asciutto pulito togliamo un po' di colore per dare movimento.
che non sia un colore unico compatto, quindi togliamo lo stimento creando questo, questo l'effetto più luminoso da questa, da questa a questa zona. Ecco. E dopo ci rimane la massa, questi alberetti che vediamo vicino, vicino a casa, e di qua la carta è quasi asciutta, quindi io cerco di creare una pennellata irregolare, anche se non viene stesso effetto che abbiamo fatto qua quando la carta era molto bagnata. Quindi io cerco di lavorare con pennello quasi asciutto, strofinando colore in modo che con la trama di carta mi dà questo l'effetto di pennellata irregolare, quindi non diventa una pallina uniforme, ma dà questa idea di rami, di chioma, di alberi in lontananza. Naturalmente questi verdi sono meno accesi, meno brillanti rispetto di questa massa a destra. Quindi io ho più acqua che colore sul pennello. Ecco, così abbiamo impostato anche questa massa e come vedete adesso il foglio è già quasi asciutto, umido ma leggermente, quindi quando vediamo che le condizioni di foglio sono così, possiamo cominciare a lavorare con le forme concrete che nel nostro caso sono la casa e il ponte, sono gli oggetti che richiedono una certa forma, perciò se cominciamo a lavorare con la casa e il ponte quando foglia troppo umido, noi la perdiamo perché i colori cominciano a camminare dappertutto e la forma viene persa. Per questo procedimento praticamente da le masse più grandi, più voluminose, più morbide, alle forme più concrete. Ecco, e adesso possiamo prendere pennello, quella che vi ho fatto vedere prima, pennello sintetico con la punta, perché in questo caso pennello contiene meno acqua, quindi il colore viene meno acquoso e più possiamo usare più pigmento, più colore che acqua, che in questo caso è molto comodo, e cominciamo a lavorare con la casa. Procedimento sempre questo, quindi scurire noi facciamo sempre tempo, schiarire difficile, quindi noi cerchiamo di tenere le parti più chiare, avere questo concetto della parte luminosa sempre e scurire un po' la volta. Quindi prima dobbiamo dare il colore generale, colore caldo della casa, e dopo scurire, intensificare le parti più scure, e prepariamo un colore caldo con ocra gialla con gocce di terra di Siena bruciata. Cerchiamo, eccoci qua, e cominciamo stendere colore, la pennellata sempre corta, quindi un po' la volta, quindi cerco di non fare la casetta perfetta, quindi facendo bordine, dopo colorando con attenzione, senza fare scappare colore fuori. Quando noi lavoriamo con questa
in questo modo molto accurato, non vuol dire che viene bene, perché in questo caso lavoro troppo perfetto rende il nostro paesaggio di essere una cartolina, che a noi sarebbe dispiaciuto di avere questo effetto di cartolina. Quindi cerchiamo di far giocare con pennello in mano. Pennello deve avere movimento molto scorrevole e la pennellata corta, che aiuta a dare un certo ritmo alla stesura. Ecco, e poi possiamo cambiare un attimino, intensificare la parte sotto, più di terra di Siena bruciata. Cerchiamo anche di aggiungere un po' di gialli. E così, come vedete, la pennellata in varie direzioni, perché dopo si amalgama, colora naturalmente. Poi la casa non è la casa vissuta, quindi possiamo anche sotto c'è questa umidità che distrugge un po' i muri, quindi possiamo aggiungere queste parti più scure, più. Macchie, aggiungiamo un po' di blu per variare sempre colore. E di qua noi non dobbiamo superare la linea della strada, perché la casa dietro fa praticamente mette in risalto la luce sulla strada, quindi noi dobbiamo stare attenti a mantenere questa linea bella, bella pulita e non superare, non andare giù. Come vedete, tutte queste sfumature si sono aperte e hanno creato un colore, l'unico colore caldo. E adesso noi aspettiamo leggermente, aspettiamo un attimino e proviamo a dare colore caldo con terra di Siena bruciata, colore del tetto. Anche il tetto è la forma abbastanza grande, quindi noi cerchiamo di variare anche dentro il tetto colore e possiamo aggiungere una goccia di rosso di alizarina, quindi noi anche questo era fuori dalla nostra tavolozza. Ma serve così poco che noi non abbiamo neanche indicato questo colore. Quindi leggermente questo rosso di alizarina cambia questo colore del tetto. Ecco, come vedete di qua io non sto badando la linea del tetto, perché adesso, siccome la casa era bagnata, sceso giù anche il colore del tetto, non è successo niente, perché dopo il colore viene con segni grafici un attimo precisato. Quindi io non mi preoccupo di questo l'effetto. Ecco, intanto abbiamo, come vedete, abbiamo dato il colore generale, abbiamo dato colore ai muri, colore al tetto, e adesso possiamo passare al ponte. Ponte, invece, come vi ricordate, sul nostro bozzetto abbiamo segnato con tratteggi più scuri, abbiamo segnato come la massa più scura in assoluto. Quindi di qua noi dobbiamo creare i colori molto intensi, perciò questo pennello con la punta sintetico anche qua potrebbe essere utile. E cerchiamo di usare meno acqua e più colori, e anche di qua i colori devono essere in cammino, devono essere sempre movimentati, quindi la sfumatura sempre si cambia da caldo al freddo, da chiaro a scuro.
prendiamo terra di Siena bruciata con una goccia di blu che dà un colore verdastro e cominciamo a anche di qua a lavorare con pennellata corta, pennellata irregolare, dare questa struttura di ponte. Dopo possiamo usare anche una goccia di viola per intensificare questa controluce. E quando siamo arrivati all'albero, vedo il ponte dietro, però questo colore scuro del ponte mette al negativo, quindi mette in risalto la parte illuminata di albero, perciò facendo questo lavoro a puntine, distribuendo colore, io posso dare l'idea di questo fogliame illuminato dal sole. E di qua la parte destra riscaldiamo adesso con il colore puro di terra di Siena bruciata, come vi avevo detto, quando la zona di lavoro è umida si può intervenire con colori puri in modo da sempre creare movimento così. Dopo prendiamo un po' di seppia, che questa seppia con colore molto molto scuro, e mettere un po' di qualche sasso su ponte. Così. E lo spessore del ponte aspettiamo mettere un attimino, aspettiamo che si asciughi questa zona qua. Dopo raddrizziamo bene la parte sopra, sia ponte. Così. Ecco, e adesso dobbiamo creare riflesso nell'acqua. Ora possiamo fare lo spessore sotto il ponte, che è colore ancora più scuro, e riflesso che proietta il ponte nell'acqua. Allora prendiamo un po' di seppia, un po' di terra di Siena bruciata e un po' di blu oltremare, e con questi colori scuri cerchiamo di fare questa parte più scura forse in assoluto di tutto il nostro lavoro. Bello intenso, e dopo cerchiamo di riprodurre questi colori sotto, e ci ricordiamo, se vogliamo riflesso che scende in acqua, dobbiamo lavorare prima in verticale. Lavoriamo, la pennellata prende direzione in verticale. Dopo con pennellino umido, pulito, bagnato e strizzato, possiamo tirare un attimino lasciando questo l'effetto morbido.
abbiamo fatto. E adesso, come vedete, la casa è asciutta, e allora possiamo procedere, quindi intensificare le parti più scure. Abbiamo detto che la casa è abbastanza scura, più chiara del ponte, ma più scura della massa degli alberi a destra. Quindi io più chiara, scusate. E adesso, come vedete, la casa è asciutta e quindi possiamo procedere. Dobbiamo intensificare le parti più scure della casa. Come vi ricordate, gli alberi a destra della casa erano più scuri, quindi adesso che sono asciutti anche loro, un attimino intensifichiamo. Il tono degli alberi, risaltando la casa più chiara, però la facciata frontale è più scura rispetto della parte laterale. Quindi cerchiamo di intensificare il colore della facciata che abbiamo davanti, prendiamo un colore blu intenso e di qua noi dobbiamo lavorare con attenzione, perché scurire non vuol dire sporcare il colore. Quindi noi prendiamo un velo di colore blu di Prussia e scuriamo con colore unico, trasparente, la parte più scura della casa. Come vedete, colore molto anacquato, quindi un velo di colore, che sarebbe una velatura. Quindi, però alla parte destra il tetto, che è più sporgente, proietta l'ombra anche sul muro, quindi di qua noi dobbiamo fare anche questa striscia che ha stessa direzione delle finestre, così. E dobbiamo anche scurire la parte sotto il tetto, questa parte che non abbiamo ancora fatto. Così pian pianino la casa comincia a prendere la forma. E dopo stesso lavoro noi dobbiamo fare anche di qua. Quindi dopo abbiamo la parte più chiara come di qua e la parte più scura. Il procedimento stesso come abbiamo fatto qua. Quindi prendiamo di blu e scuriamo accentuando questo spigolo. Quindi è importante che dove c'è questo spigolo noi scuriamo bene, facciamo questo stacco di intensità, ci ricordiamo di non rovinare la linea della strada. Quindi noi dobbiamo mantenere la linea della strada bella luminosa. E di qua, questa parte di tetto che sporge, anche questa proietta ombra sulla facciata illuminata. Quindi così abbiamo ripassato la forma di casa. E dopo, mentre aspettiamo che si asciughi questo lavoro che abbiamo appena finito, passiamo al tetto. E di qua noi dobbiamo dare senso di movimento mettendo segni delle tegole, quindi scurire un attimino, e ci armiamo di un pennellino piccolo, sottile, così. Io mi trovo bene con questo perché, nonostante che abbia poche pelle, loro non si piegano e rimangono sempre belli flessibili. Ecco, quindi ognuno di voi ha un pennellino così che gli viene bene in mano. Allora prendiamo questo pennellino sottile con la punta sottile per fare le linee più grafiche e sottolineiamo il tetto e facciamo con
questi segnetti belli marcati, quindi questo colore abbastanza scuro, questo che vi dicevo che si può usare prendendo miscela dei colori blu oltremare seppia, quindi colori scuri, e fare questo gioco di tegole. E poi sulle case ci sono questi comignoli, ci sono antenne, quindi tutte queste cose, tutti questi minimi particolari cerchiamo di fare, perché questo dà alla fine senso di realtà. E poi sul lato dove abbiamo fatto, sul lato questo che guarda il ponte, dobbiamo fare le finestre. Questo lavoro si fa su asciutto, quindi quando la carta è completamente asciutta, e di qua prendiamo un colore scuro ma diverso da quelli che abbiamo usato per tetto, facciamo queste striscette di colore. Così. Le finestre sulla facciata davanti non possiamo adesso fare perché è ancora umido, quindi aspettiamo un attimino e noi ritorniamo al nostro ponte, che di qua possiamo sempre con segni grafici fare disegnare un po' di sassolini così più scuri. Quindi questi segni che sono più marcati si mettono per gli ultimi, aiutano sempre a dare senso di movimento, quindi disturbano la forma statica, danno senso di movimento e aiutano anche a concretizzare la forma. Quindi quando abbiamo detto che da prima stesura, se noi non siamo riusciti a mantenere le forme concrete, a volte non serve nemmeno, però dopo, sottolineando con questi segni grafici, noi ritroviamo tutte quelle forme perdute, ma non bisogna sempre esagerare. Questa grafica non deve essere prevalente dal movimento di prima stesura, dal movimento morbido dei colori che noi facciamo finché che foglio è ancora umido. Quindi questi segni solo aiutano leggermente, ma non devono essere dominanti. Questo dobbiamo ricordarci, altrimenti il lavoro diventa molto rigido. E così noi possiamo mettere anche questi paletti sopra il ponte, possiamo mettere la ringhiera. Mentre aspettiamo sistemare la casa, noi abbiamo anche questa massa degli alberi che noi non abbiamo ancora finito, quindi adesso prendiamo colori più scuri e sotto proviamo a creare volume, quindi perché di sotto la massa è più scura, quindi dare corpo. Con qualche così puntino far vibrare anche la forma di alberi e poi mettere i tronchi, i rami appena accennati, che naturalmente questi alberi noi lo vediamo da lontano, quindi appena questi qua senetti, segni molto leggeri. Se vediamo ad esempio che di qua il senso della chioma è un po' scarso, quindi possiamo un attimino intensificare, prendere pennello asciutto e con pennello asciutto, sfruttando questa trama della carta, strofinare un attimo colore a secco, che ci aiuta a dare l'idea di questi rami.
così. E la casa è ancora umida, quindi la finiamo per l'ultima. E adesso, ora che riprendiamo in mano il discorso dell'acqua, perché adesso abbiamo fatto solo riflessi, invece adesso dobbiamo completare praticamente il lavoro. E di qua ci ricordiamo che l'acqua, come il cielo, dal punto di partenza, quindi dal punto di osservazione dove siamo, dove noi guardiamo questa veduta, questo paesaggio, fino all'orizzonte, l'acqua cambia la sua intensità, quindi di qua vicino a noi l'acqua è più intensa, più scura, e verso l'orizzonte si schiarisce. Quindi anche questo movimento di non solo sfumatura, ma anche intensità di colori aiuta a dare senso di profondità. Quindi io adesso prendo di nuovo pennello tondo con pennello tondo morbido con la punta e preparo la miscela di acqua. Facciamo colore di acqua alla base di blu intenso insieme con un po' di giallo di cadmio, quindi viene verde, viene blu un attimino verdino, e con la striscia di colore molto decisa, quindi noi facciamo questo blu molto molto intenso e deciso. Cominciamo a sfumare con l'acqua verso l'orizzonte, verso ponte, sfumare con l'acqua, quindi distribuire questo colore che abbiamo messo, e come vedete, per dare senso di acqua, io lavoro in orizzontale, quindi la pennellata ripete ritmo della forma, quindi l'acqua, questa qua. Io faccio molto molto con pennellata molto accuratamente, con pennellata orizzontale, e come vedete punto entrato nell'acqua, e anche gli alberi sono il riflesso degli alberi, è entrato in acqua. E adesso con colore diverso da quello che abbiamo steso, è più scura, noi dobbiamo dare senso di movimento dell'acqua, quindi dobbiamo dare le ombre delle onde finché che ha ancora colore umido. Di qua queste strisce orizzontali così sono più voluminose. Invece verso il ponte di qua si restringono perché le vediamo in lontananza e diventano più strette, più sottili. E così tutto quello che deve entrare in acqua è entrato nell'acqua. E adesso ritorniamo alla nostra casa, cambiamo pennello, prendiamo più sottile, e di qua dobbiamo mettere in evidenza il portone del garage e le finestre. Le finestre non bisogna fare grandi, sono importanti, ma non devono essere dominanti in tutta la casa, non devono disturbare. A volte si può vedere i lavori dove queste finestre sono esageratamente grandi, che danno praticamente danno pugno nell'occhio. Invece le finestre sono gli occhi della casa, quindi richiedono una certa attenzione, e d'altra parte non devono essere prevalenti. Ecco, quindi noi cerchiamo di lavorare con attenzione, quindi mettiamo con terra di siena bruciata colore di tapparelle chiuse. E poi
poi per non essere monotoni, che noi abbiamo sempre detto che bisogna cercare di evitare la monotonia, come nelle linee, come nei colori, ad esempio con un colore così staccato dalla tavolozza, possiamo fare una finestra diversa. Questo ad esempio ho usato una goccia di cobalto turchese, che io uso abbastanza spesso per questi segni grafici, perché questo colore è molto corposo e molto interessante, da una luce, un stacco dagli altri colori, perché ripeto che è molto corposo. Poi abbiamo un pezzo di tettoia, quindi anche di qua dobbiamo cercare di fare questa tettoia, anche di qua, in questi tagli rossi. E possiamo lasciare anche così, anche se il colore si è aperto, e mi fa rendere la casa meno rigida. E adesso abbiamo questo portone di garage, e di qua invece abbiamo disegnato finestrini, questi piccoli, e cerchiamo di farli una per una con attenzione. È ancora tanto bagnato, quindi posso anche aspettare aspetto un secondo. Come vedete, pian pianino il lavoro comincia a uscire avanti. Ad esempio, molto bene a volte distanziarsi, ma magari anche alzarsi in piedi per vedere il lavoro da lontano e vedere come si comportano tutte quelle masse che non stona qualcosa. Io ad esempio, guardando adesso la parte destra, direi che di qua è troppo, sono troppi questi bianchi, un po' disturbano, quindi alcuni di questi pezzi luccicanti posso anche chiudere leggermente, e un attimino devo anche lavorare sulla parte qua sopra, la parte destra di alberi, quindi dargli un attimo, dargli più volume. Quindi intanto prendo ocra gialla diluita, molto diluita, e cerco di un po' spegnere questi bianchi, che secondo me siano troppi. Chiudo alcuni, che rimangono sempre comunque questi pezzi giochi chiari, però sono meno, disturbano un attimo meno. Dopo proviamo a dare gioco di foglie anche qua dentro, però cerco di non uscire fuori da questa prima stesura morbida, quindi cerco di non rovinare questo effetto morbido e lavorare dentro la massa, dentro questa macchia, con questi interventi locali. E come avete capito, di qua noi cerchiamo di seguire la nostra intuizione di pittore e non seguire rigorosamente la foto che abbiamo scattato, perché la foto alla fine è solo un materiale, un ricordo. Invece noi dobbiamo dopo trasformare questa foto in una immagine artistica. Quindi a un certo punto noi dobbiamo procedere con la nostra intuizione e non, ripeto, che non essere troppo legati al materiale visivo. E poi possiamo dare anche qualche segno, qualche ramo più evidente. Poi abbiamo questo ramo sporgente che si vede bene, possiamo fare uscire. Così.
Sulla parte di argine possiamo anche di qua aggiungere qualche segno più grafico, anche di qua davanti mettere qualche erbetta così che sporge. Perché poi ripeto che questi segni grafici non devono essere prevalenti, dobbiamo vedere sempre primo impatto dei colori, quindi le masse voluminose, le masse dei colori devono suonare e non la grafica. La grafica deve accompagnare questo gioco, questo movimento delle masse dei colori. Ecco, e adesso vediamo se la casa ci lascia a finire. Ecco, e quindi come abbiamo detto ritorniamo a fare finestrino per finestrino, portone del garage. Ecco, ho usato questo cobalto turchese, dopo cambiamo e prendiamo un po' di questo verde, perché alla fine i vetri riflettono quello che c'è fuori, quindi se fuori c'è tutto verde anche di qua riprendiamo colore verde. Un attimino è scappato a colore, asciughiamo, dopo riprendiamo. Dopo con colore scuro, con la nostra seppia, possiamo dare questo gioco movimento di tapparelle, perché questo avanza, questo spessore dei muri che danno un po' di ombra, si proietta un'ombra su, così sottolineiamo tettoie, portone, possiamo precisare un attimino. E di qua noi abbiamo facciamo questo palo di, diciamo, questi gli ultimi particolari che così completiamo il lavoro. Se voi volete aggiungere qualcosa potete aggiungere, però vi ricordo la regola che è meglio sempre nell'acquarello lavorare meno che troppo. Quindi la voglia di aggiungere qualcosa viene sempre, però a un certo punto bisogna dire stop e a questo punto fermarsi e lasciare lavoro a respirare un attimo e dopo guardare magari tra qualche ora con l'occhio critico se volete aggiungere ancora qualcosa, poi potete fare, se no meglio lasciare come che come è nato lavoro. Ad esempio io adesso vedo che magari passo qualche pennellata così più marcata sotto per dare l'idea di riflesso. Anche sotto, porto un attimino, questi, ecco, segni di movimento di acqua e direi che abbiamo completato il nostro lavoro, possiamo mettere la data.
Firma. Abbiamo finito. Vi ringrazio per la pazienza e per il vostro entusiasmo e ci vediamo prossima volta. Ciao!